Cronaca in primo piano nel TGL News di venerdì 28 aprile. In particolare, i carabinieri di Vigevano che hanno sventato un assalto a colpi di bombe a mano e fucili automatici che un gruppo criminale stava organizzando ai danni di un furgone portavalori di Piacenza. Era una gang criminale davvero molto violenta e pericolosa, autrice di decine di colpi in Lombardia, in Piemonte, anche in Emilia Romagna. In particolare aveva preso di mira Piacenza con lunghi appostamenti. I carabinieri di Vigevano, comandati dal capitano Rocco Pappaleo, sono riusciti a fermare questo piano criminoso arrestando parte di questa banda nel 2016, inizio 2016, per spaccio di droga. Nei giorni scorsi sono invece arrivati i restanti arresti, in totale 6 finiti in manette più altri 5 fiancheggiatori denunciati. Non c'è solo la cronaca, parliamo ad esempio del meteo, perché questa notte, causa le temperature rigide, è arrivata la neve sulle montagne piacentine, una neve decisamente fuori stagione in questa primavera davvero pazza. Oggi è per tutto il fine settimana sole sul nostro territorio, mentre da lunedì 1 maggio e per tutta la settimana torneranno poi le nuvole. Sarà un maggio davvero piovoso, a quanto dicono gli esperti. A proposito, le piogge dei giorni scorsi non hanno portato grandi benefici ai fiumi piacentini, resta ancora la siccità che crea problemi non solamente all'agricoltura, ma anche, come vi abbiamo documentato, agli acquedotti, in particolare nelle zone maggiormente colpite appunto da questa siccità. Come ogni venerdì, torna questa sera poi alle 21 nel Mirino, ospite del direttore Nicoletta Bracchi, e Paola Pedrazzini, recentemente nominata presidente del Conservatorio, ma anche direttore artistico del Bobbio Film Festival, del Festival del Teatro Antico di Velleia. Tutto questo e molto altro non solo sul nostro sito liberta.it, ma anche nel TGL delle 19:30.